C'è un premio adesso che è un premio che è dedicato allo storico Caffè Bardi. Una medaglia d'oro e una targa offerti da Mario Bardi, guardo l'organizzazione, salutiamo Roberto Palestri. Mario Bardi è qua accanto a me, per il momento solo. Questo premio va a Marco Dolfi, il premio storico Caffè Bardi va a Marco Dolfi. È inutile che vi spieghi cosa rappresenta anche per la storia dell'arte, non soltanto livornese ma nazionale, il Caffè Bardi. Dunque per Marco Dolfi crediamo una doppia soddisfazione. Grazie. Ci manca la targa che arriva subito e dunque la targa gliela consegniamo successivamente. Arrivederci. Un premio molto importante questo, perché il Caffè Bardi è stato un po' è stata la culla di tante esperienze artistiche e dunque per Marco Dolfi sicuramente una bella soddisfazione. Premio Mario Petri, ma io dico agli amici di Roart di non preoccuparsi, perché c'è sempre qualcosa che non va nel verso. Però qualcuno diceva, me lo racconta sempre mia moglie, che ci sono delle artiste che quando creano dei tappeti lasciano sempre un errore nella tramatura, perché sennò vuol dire avvicinarsi troppo a Dio, e dunque insomma un errore ci sta, una smagliatura ci può. Applauso a Roart. Premio Mario Petri, medaglia d'oro offerta dalla figlia Gabriella Petri. Il signore è già qua sul palco. A vincere questo premio è Sergio Cantini. Sergio Cantini, eccolo qua. Aveva già vinto il premio a questo. Quindi insomma bissa questa presenza. Sergio Cantini dunque viene a ritirare questo premio dalle mani di Gabriella Petri, figlia di Mario Petri, un altro di quei premi che sono entrati un po' nella storia anche recente della Rotonda, giunta alla 59esima edizione. Uno sguardo al fotografo. Ormai è diventato un certificato. E grazie. Passiamo adesso alla medaglia d'oro offerta dalla FIDAPA, medaglia d'oro offerta dall'associazione FIDAPA, consegna Alessandra Rontini, che chiamo qua, eccola qua, Alessandra Rontini, e questo premio va, non ho fatto una ricerca specifica, ma forse gli amici di Roart poi me lo confermeranno, forse è uno degli artisti più giovani che si sono, tra i più giovani che si sono presentati nel corso del 59 edizioni al premio Rotonda, medaglia d'oro FIDAPA a Matteo Riso. Matteo Riso alla sua prima partecipazione, e una bella affermazione, una bella soddisfazione per questo giovane artista livornese. Medaglia d'oro della FIDAPA a Matteo Riso. Bello questo scambio di saluti tra Nedo Luschi e Matteo, che è giovanissimo e che merita questo riconoscimento. Matteo Riso che vince la medaglia d'oro di Napa. Lo vediamo anche commosso. Ciao Matteo. Medaglia d'oro Alberto Bonciani, poi passiamo alla scultura. Medaglia d'oro Alberto Bonciani, consegna Laura Conforti. Allora, siccome qua da queste parti sono molto precisi,
è arrivata la targa all'interno del caffè Bardi. L'interno del caffè Bardi, quindi chiedo a Marco Dolfi se è qua. Comunque la targa è arrivata, per la regolarità del premio siamo a posto. Medaglia d'oro Alberto Bonciani degli Scarronzoni Azzurri d'Italia, quindi la storia dello sport che si unisce alla storia della espressione artistica e dell'arte. Consegna Laura Conforti a Silvio Lunardi. Silvio Lunardi, che conquista la medaglia d'oro Alberto Bonciani degli Scarronzoni Azzurri d'Italia. E dunque Laura Conforti che si prepara a consegnare questo riconoscimento. Se, eccolo qua, accogliamo con un applauso anche signor Nardi, e c'è la consegna di questo riconoscimento. Lo dicevamo, la storia dello sport che si lega con la storia artistica di Livorno, bellissima anche questa dimostrazione di attaccamento da parte delle varie associazioni che lavorano e operano nella città di Livorno. Allora, adesso passiamo alla scultura, poi ci saranno gli artisti segnalati che hanno ricevuto una menzione speciale e poi i premi altrettanto significativi come quelli che abbiamo visto e poi i premi più attesi. La scultura, medaglia d'oro Epaminonda e Spartaco Felici, offerto da Felici Editore SRL, questo premio che è stato voluto anche da chi realizza così bene graficamente il catalogo. Fabrizio Felici lo consegna, ma mi dicono che in questo momento non c'è, quindi Maglio Allegri ovviamente ci aiuta alla consegna di questo premio. Quindi medaglia d'oro Epaminonda e Spartaco Felici, offerto da Felice Editore, che va a, per la scultura, Anna Carloni. Anna Carloni, Anna Carloni, per quanto riguarda la scultura, quindi siamo entrati, stiamo avvicinando un po' nella fase calda anche della premiazione. Un applauso a Anna Carloni, che dunque merita questo premio. Lo consiglio al presidente di Euroarte, Maglio Allegri, grazie. Medaglia d'oro Anna Kelly, offerta dal marito, il cavalier Raniero Kelly, che abbiamo visto qua, è stato qua sino a pochi istanti fa, si è sincerato insomma che tutto fosse a posto per questo premio a cui tiene moltissimo. Lo consegna Paola Turio, indirizziamo anche un ringraziamento al cavalier Raniero Kelly. E dunque Paola Turio dell'associazione Roart consegna la medaglia d'oro Anna Kelly a Matteo Mignone. Matteo Mignone, e dunque Michetti, Marasco, Spigliati, Canacci, Ciampelli, Balestri, Russo, Bellina e Florio. Io sto sbirciando intanto i nominativi degli altri artisti e vi dico che mancano gli ultimi sei premi. Quindi una volta assegnate queste menzioni speciali che Roart ha voluto fortissimamente insomma che ricevessero sul palco questi riconoscimenti e queste segnalazioni, a dimostrazione che tutti gli artisti che partecipano al premio Rotonda hanno pari dignità, ma soprattutto dimostrano veramente di avere grandi qualità. E dunque anche queste menzioni speciali, tra l'altro la giuria è stata molto attenta nell'individuazione anche di questo termine, noi puntavamo più alla segnalazione, invece ci è stato detto esplicitamente utilizziamo l'espressione
menzioni. Ultimi tre premi. Premio Mario Borgiotti, offerto dalla figlia Sira. Sira Borgiotti. Una bella edizione, signora. Bellissima. Mi sembra che, anzi, devo dire, dopo aver visto 59 premi Rotonda, che questo sia uno dei più bei premi che ho visto nel suo complesso. Per cui mi sembra che Livorno abbia la marcia in avanti. Quello è certo, perché io mi guardo intorno e vedo da una vita la stessa gente. Che dunque l'aria di Livorno non solo fa bene all'arte, ma fa bene anche alla salute.